Perché? 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 Forse quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustificare. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate, anche le nostre. Devo dire che l'esperienza di Auschwitz è stata tale per me da spazzare qualsiasi resto di educazione religiosa che pure ho avuto. C'è Auschwitz, quindi non può esserci Dio. Non trovo una soluzione al dilemma. La cerco, ma non la trovo. L'affermazione più profonda che sia mai stata pronunciata a proposito di Auschwitz non fu affatto un'affermazione, ma una risposta. La domanda: ditemi, dov'era Dio ad Auschwitz? La risposta: e l'uomo dov'era? Se Dio esiste, e tu ne sei così certo, lo eri perfino allora, come ha potuto permettere l'olocausto? Dov'era Dio in quel momento? La mia risposta è che Dio c'era e stava piangendo. Un giorno un amico sopravvissuto mi disse che ogni notte gli si affollavano davanti agli occhi immagini di morte. Facciamo fatica a comprendere la morte, anche di una sola persona. Com'è possibile comprenderne migliaia? Sarebbe meglio che la memoria, per i sopravvissuti, non trattenesse nulla. Poi aggiunse: ma se tutte quelle immagini non si mostrassero, cosa sarei? Meno di un insetto. I morti mi chiedono di essere ricordati. La mia insonnia è una garanzia di umanità. La memoria rende liberi.